credo, ma la Vigata e l'Agrigento turistica sono a misura di diversamente abile. A me qui sembra di no. Guardate un poco qui. Mi trovo vicino alla Torre Carlo V di Porto Empedocle e mi sembra che si potesse fare di più, mi sembra che forse si poteva fare di più per i diversamente abili, chiamateli diversamente abili, chiamateli disabili, chiamateli come volete, magari forse meglio diversamente abili, ma cambia ben poco. E come parte quest'idea che ho avuto di occuparmi dei diversamente abili nell'Agrigento turistica? È nata da un articolo che ho letto oggi sui giornali, sulle pagine locali dei giornali siciliani, sulle pagine agrigentine dei giornali siciliani, tutto è stato originato da un comunicato stampa di una persona che mi segue, di un consigliere comunale di Agrigento che mi segue sulle reti sociali, Marcello La Scala, il cui padre ha realizzato bellissimi carretti siciliani. Vi consiglio magari di vedere in internet i carretti siciliani di Raffaele La Scala. Io peraltro avevo pubblicato anche foto che mi erano state fornite dallo stesso Marcello La Scala sui carretti siciliani. Ma ora passiamo ai diversamente abili. Vorrei cominciare magari ad occuparmi dell'Agrigento turistica per i diversamente abili tramite il mio blog sui viaggi www.cmviaggi.blogspot.com oppure .it. Questo blog è anche sulle reti sociali, su Facebook, Google Plus, Pinterest, Stambol e Pon, Flickr. Vi basta cercare CM Viaggi sulle reti sociali o CM Viaggi Blog su Facebook. Probabilmente questo video con me seguirà questi video sull'Agrigento turistica per i diversamente abili.